Ciao Jiu-Jitsers e ben ritrovati! Oggi vi mostrerò come realizzare questa divertente e semplice nail art a blocchi di colore. Ecco quello che vi servirà per crearla. Una base, uno smalto color menta, uno smalto blu, uno smalto rosa, uno smalto bianco, uno smalto rosa salmone, uno smalto fucsia, uno smalto azzurro baby, un top coat brillante, una base in plastica e un dotter. Come sempre iniziamo stendendo una mano di base su tutte le unghie per proteggerle e prepararle alla nostra nail art. Lasciamo asciugare la base per qualche minuto e possiamo poi iniziare la nostra decorazione utilizzando lo smalto color menta che andiamo a stendere su tutte le unghie tranne quella dell'anulare. Lasciamo asciugare lo smalto color menta per qualche secondo e prendiamo lo smalto rosa che andiamo a stendere sull'unghia dell'anulare, proprio come vedete. Lasciamo asciugare per qualche secondo, dopodiché prendiamo lo smalto azzurro e andiamo a stendere una linea obliqua sulla parte alta delle unghie con lo smalto color menta. Ed ecco il risultato. Ora prendiamo lo smalto color salmone e ripetiamo la stessa operazione anche sull'unghia dell'anulare dipinta con lo smalto rosa. E voilà! Andiamo ad aggiungere un'altra gradazione utilizzando lo smalto blu, che stendiamo in modo obliquo andando a sovrapporlo soltanto in parte su quello azzurro che abbiamo applicato precedentemente, in questo modo. Sull'unghia dell'anulare andiamo invece ad applicare uno smalto color fucsia. Ed ecco il risultato. Lasciamo asciugare lo smalto per qualche minuto, dopodiché prendiamo la base in plastica e lo smalto bianco. Facciamone cadere alcune gocce sulla base, poi utilizzando un dotter andiamo a disegnare dei puntini seguendo la linea obliqua sulla parte alta dell'unghia, in questo modo. Ecco il risultato. Per finire applichiamo su tutte le unghie un top coat effetto brillante per far durare più a lungo la nostra nail art e renderla più scintillante. Ed ecco qui la nostra nail art a blocchi di colore ispirata alla primavera finita. Come avete visto il procedimento è piuttosto semplice e il risultato è davvero divertente. Come sempre io mi auguro che questo tutorial vi sia piaciuto, se così è non dimenticatevi di cliccare mi piace qui su YouTube e di condividere questo video oppure il post sul mio blog con tutti i vostri amici. Io per oggi vi saluto, vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao! Ciao Jiu-Jitsers e benvenuti a un nuovo progetto Fai da te. Oggi vi mostrerò come decorare dei classici vasi in vetro e renderli più divertenti e perfetti per arredare la vostra casa, proprio come questi.